Tina Cipollari riconoscibile, ecco la foto in costume 28 anni fa. Tina Cipollari è senza dubbi uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. La collega di Gianni Sperti siede dagli anni 90 nello studio di Uomini e Donne, storico dating show condotto e ideato da Maria De Filippi. Tina nel corso degli anni si è fatta conoscere al grande pubblico per i suoi giudizi ironici e irriverenti. La vulcanica bionda opinionista non ha mai avuto peli sulla lingua e non si è mai fatta problemi a commentare in maniera piccata avventure e disavventure dei tronisti. Negli ultimi anni inoltre Tina è diventata acerrima nemica di Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Le due donne non perdono occasione in puntata per lanciarsi frecciatine al veleno e per attaccarsi l'un l'altra. Tina è stata anche molto criticata dal pubblico a casa per aver assunto un atteggiamento ai confini del bullismo nei confronti della dama. Durante la scorsa stagione del programma infatti Tina ha rovesciato una bottiglietta d'acqua in testa a Gemma, le ha tirato una torta in faccia e ha provato ad alzarle la gonna. Gesti che non sono affatto piaciuti ai telespettatori affezionati al dating show. La Cipollari resta ugualmente un portento per il programma, ma in questi giorni di 10 Years Challenge, la sfida social in cui tutti i VIP postano foto del 2009 a confronto con quelle del 2019 NDR, come sarà stata Tina da giovane?. Tina Cipollari, la foto del passato. Anche se in realtà conosciamo Tina dagli anni 90 e sono passati quasi 30 anni, il sito BitKeef ha riportato a galla uno scatto Instagram pubblicato da Indifferenza Astrale che mostra la Cipollari in una veste a dir poco inedita. L'iconica vamp dai riccioli biondi infatti nello scatto in questione è ritratta con un look che si stenta a riconoscere. Tina infatti è al mare e la sua capigliatura è mora e i capelli sono molto corti. È doveroso aggiungere che la vamp del piccolo schermo è sempre molto bella. Tina. Tina Cipollari e il rapporto con Chico Anelli. Tina Cipollari, ha infiammato i magazzini di cronaca rosa dopo la fine della storia con il marito Chico Anelli, in arte Chico. Ha ormai voltato pagina dopo la separazione dall'ex marito Chico Anelli, in arte Chico. La Cipollari ha ritrovato l'amore accanto al ristoratore fiorentino Vincenzo. Il noto hairstylist non ha nascosto quel pizzico di gelosia che ancora prova nei confronti della sua ex moglie e del suo nuovo compagno e ha raccontato in un'intervista al settimanale Nuovo TV di aver anche parlato con Vincenzo. Le parole di Chico al nuovo amore di Tina. Ci ho parlato a lungo e l'ho tranquillizzato. Gli ho fatto capire che sono un uomo onesto, dall'animo pulito. Che non serba alcun rancore nei confronti della sua ex moglie né tanto meno verso il suo nuovo compagno. Gli ho detto, tu sei una brava persona e starai accanto a Tina, ma Chico rimarrà sempre unico e insostituibile, ha rivelato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Non nego di essere geloso di Vincenzo ma penso sia più che naturale. Ho amato tanto Tina, è stata la donna della mia vita e vederla andare via abbracciata a un altro uomo mi ha provocato un tonfo al cuore. Il rapporto con i tre figli. Per il momento Vincenzo non ha incontrato i figli di Tina Cipollari e Chico Anelli,
Francesco, Mattias e Gianluca. Per ora c'è stato solo un primo avvicinamento e ha parlato loro di lui come di un amico, un conoscente. Anche su questo delicato argomento stiamo cercando di collaborare per rendere la faccenda il più naturale possibile, ha spiegato Chico. Tra i due ex coniugi non c'è alcun rancore. Entrambi in diverse occasioni hanno raccontato di un addio consensuale risalente a circa 2 anni fa, quando durante una vacanza in Grecia, hanno capito di non amarsi più, decidendo quindi di separarsi. Chico dopo la relazione con l'attrice spagnola Mir Garrido non ha più trovato l'amore accanto a nessuna donna, ma confida, mi sto guardando attorno e per fortuna, essendo ancora un uomo piacente, le richieste non mi mancano.